Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo la SkyStars F405 Mini HD2 Flight Controller 20x20, ideale per droni FPV. Se volete acquistarlo trovate il link in descrizione. Vediamo subito cosa troviamo all'interno della confezione. Abbiamo la scheda, i cavi per il collegamento e del soft mount di riserva. Per quanto riguarda i cavi, ne abbiamo uno per l'Air Unit e due per gli ESC. Il cavo dell'Air Unit porta tutte le connessioni necessarie al sistema DJI, RX, TX, alimentazione 10V, più S-Bus per un eventuale radiocomando. All'occorrenza potete tagliare il connettore ed usare questo cavo per collegare un HDX Vista. I due cavi per gli ESC sono uguali e come notiamo il secondo connettore non è collegato. Questo per adattarlo meglio a qualsiasi ESC presente in commercio, in quanto la posizione dei motori può variare a seconda del modello. I gomini soft mount di scorta non sono uguali a quelli già montati, ma hanno il foro più grande in modo da essere usati con VTM3. Quelli rossi invece hanno il foro specifico per VTM2. Poter scegliere il gomino è molto pratico, perché in commercio si trovano sistemi con VTM2 o VTM3 e non sempre sia quello giusto. In questo modo possiamo scegliere il gomino in base alle viti supportate dal frame. Passando al flight controller, abbiamo una scheda 20x20 con processore F4. Il giroscopio è il classico M+6000 e le lipo supportate sono da 3 a 6 celle. Qui sopra abbiamo una memoria da 16 MB per registrare i log della black box. Non sono tantissimi, ma è meglio di niente. Nella parte superiore abbiamo il connettore per gli ESC, mentre a fianco ci sono i pad per collegare un buzzer. Come sempre il mio consiglio è quello di usarne uno autoalimentato. In descrizione vi lascio il link di quelli che uso io e il tutorial su come montarli. Sulla destra abbiamo le connessioni dedicate al sistema analogico, 5V GND e CAM per la videocamera FPV, 10V GND e VTX per una videotrasmittente. A fianco abbiamo anche un TX6 da usare per un eventuale smart audio o RC Tramp. Qui troviamo il tasto boot per l'aggiornamento firmware, non sempre però è necessario premerlo per aggiornare, ritorna comunque utile in caso di flash non andati a buon fine. Il target da usare è SkyStars F405. Nella parte inferiore abbiamo vari pad, notiamo la WART 1 e la WART 6 complete di RX e TX. Inoltre per quanto riguarda l'alimentazione abbiamo 3.3V, 5V, 10V e VCC, insomma un'ampia scelta che copre tutti i vari casi. Questi pad sono ideali per collegare una ricevente, se abbiamo un FRSky, RXSR o XM Plus usiamo i pad 5V, GND ed S-Bus. Se abbiamo una ricevente FlySky come gli A6B, X6B o A8S usiamo i pad 5V, GND ed RX6, mentre per le riceventi Spectrum usiamo 3.3V, GND e sempre RX6. Per riceventi Crossfire o Express LRS usiamo i pad 5V, GND, RX6 e TX6. Vi ricordo che per queste riceventi RX e TX vanno collegati invertiti tra loro. Sul lato destro abbiamo 5V, GND, R4 e T4. Questa serie può essere usata per collegare un GPS. A tal proposito qui vicino abbiamo i pad SDA ed SCL, nel caso del GPS abbia un magnetometro. Questo flight controller ha anche un barometro integrato, quindi possiamo dire che è ottimo anche per chi vuole creare un modello completamente automatizzato. La porta USB è di tipo mini e la usiamo per accedere al Betaflight Configurator. Se volete cambiare con iNav potete tranquillamente farlo, in quanto l'F405 Mini HD2 è pienamente supportata da questo firmware. Nell'angolo in alto a destra abbiamo la WART 5, anche questa completa di RX e TX. Insomma, non si può di certo dire che su questa scheda manchino le porte UART. Passando al fondo della scheda notiamo il chip dell'USD per i sistemi analogici, mentre sulla destra sono riportati tutti i pad per il connettore degli ESC. Questo ritorna molto utile perché se per un qualsiasi motivo non si può più usare il connettore, possiamo saldare i fili direttamente sulla scheda. Per finire abbiamo questa serie di pad che difficilmente verranno usati, il pad PPM è per riceventi di vecchia generazione, così come il pad RSSI obsoleto, perché ormai le riceventi lo inviano in automatico tramite cavo segnale.
S5 ed S6 invece sono due pad motore per assemblare un esacottero. Questo connettore serve per collegare il cavo DJI che abbiamo visto inizio recensione. Ed eccoci arrivati alle considerazioni finali e posso dire che non ho rilevato particolari difetti su questa scheda, che risulta essere versatile e adatta a tutte le esigenze. Possiamo usarla indifferentemente su sistemi analogici o digitali, così come possiamo usarla sia su Betaflight che in nav. A tal proposito è positivo che ci siano un barometro integrato e i pad SDA ed SCL per l'utilizzo di un GPS completo di bussola. Questa mini HD2 dispone di ben 6 porte UART, 4 delle quali complete dei pad RX e TX direttamente sulla scheda. Questo ci permette di collegare tutte le periferiche di cui abbiamo bisogno. In conclusione, se state cercando un flight controller 20x20, questa scheda SkyStars Mini HD2 risulta una scelta molto valida, perché si adatta bene a qualsiasi modello vogliate creare. Cinewhoop, long range, freestyle o racing, questa FC va bene un po' per tutto. Per oggi abbiamo finito, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventando miei patrons cliccando il link a fine video.